1:47 della notte del 26 maggio 2008, ora italiana. La sonda Phoenix è atterrata su Marte dopo un viaggio di 296 giorni e 680 milioni di chilometri e grazie alla telecamera in dotazione ha subito cominciato a spedire al Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena le prime straordinarie immagini del pianeta rosso. Sono cartoline qualitativamente perfette che mostrano un terreno marrone caratterizzato dalla presenza di una ragnatela di poligoni. Ma Phoenix non si limiterà a guardarsi attorno. Infatti, grazie al braccio meccanico di cui è dotato, potrà scavare il suolo ed il permafrost, raccogliendo terreno e ghiaccio per verificare l'esistenza di materiale organico con la speranza di trovare qualche forma di vita su Marte. Phoenix, partito da Cape Canaveral il 4 agosto 2007, ha viaggiato attraverso il cosmo per 10 lunghi mesi, per poi atterrare con dolcezza e precisione ai margini della calotta polare nord di Marte, grazie al paracadute e al propulsore, che in 7 minuti hanno frenato la discesa della sonda, che procedeva alla velocità di 20.000 km orari. Un momento accolto con grande gioia e soddisfazione dai tecnici della NASA. E adesso, per i prossimi 3 mesi, Phoenix lavorerà su Marte, spedendo dal pianeta rosso fotografie e immagini che verranno accuratamente studiate dagli scienziati della NASA. Intanto, le prime cartoline arrivate sulla Terra mostrano le pianure polari settentrionali del pianeta e il terreno pietroso caratterizzato dalle fratture poligonali. Marte è il pianeta del sistema solare che in qualche maniera è più simile alla Terra per quanto riguarda la possibilità per l'uomo di vivere sulla sua superficie. Questo perché? Perché più o meno ha una gravità che è sufficiente a non dare problemi alla circolazione, quindi all'uomo, allo scheletro, eccetera, eccetera, consente all'uomo di vivere normalmente. Ha una temperatura che è molto fredda, però non così drammaticamente fredda da non consentire affatto di vivere all'uomo con precauzioni di tute e così via. Ha un'atmosfera tenue, però ce l'ha, non respirabile, però è un'atmosfera nella quale ci sono venti, ci sono circolazioni e così via, e ha una radiazione molto intensa perché non ha campo magnetico che lo scherma, ma anche la radiazione in qualche maniera, diciamo, con opportuni accorgimenti tecnologici si può schermare. E soprattutto ha acqua, che è un elemento sostanziale per pensare a una prolungata esistenza di colonie umane sulla superficie. L'acqua ce l'ha, è sicuramente intrappolata nelle calotte polari e in notevole quantità. Gli strumenti italiani Martins e Sharad hanno fatto la valutazione della quantità di acqua equivalente che adesso è congelata nelle calotte polari, che equivale grosso modo a 10 metri di acqua, se fosse liquida, su tutta la superficie di Marte. In più c'è acqua intrappolata nel sottosuolo e c'è acqua intrappolata sotto forma di permafrost, ovvero di un miscuglio ghiaccio e suolo, nelle zone circumpolari, come quella in cui è atterrato Phoenix. Quindi ci sono delle condizioni base per cui si può pensare di costruire una base permanente su Marte. Ovviamente l'uomo dovrà anche tornare indietro, quindi per tornare indietro, se ci sono tutti questi materiali, se ce ne sono anche altri, come indicano le misure spettrografiche finora fatte, si può pensare di mettere una fabbrica, tra virgolette, automatica sulla superficie di Marte che elabori questi composti fondamentali in propellente per i razzi per tornare sulla Terra. Oltretutto Marte è un pianeta non troppo lontano dalla Terra, arrivare con i mezzi di oggi tra i 6 e gli 8 mesi. Purtroppo per tornare non si può tornare subito indietro, perché avendo un tempo di rivoluzione intorno al Sole di doppio di quello della Terra, ci si ritrova un anno sì e un anno no a una distanza doppia, e quindi il tempo deve essere scelto in maniera che il viaggio di ritorno avvenga ogni 2 anni, quindi fasato. Quindi se l'uomo atterra sulla superficie di Marte dovrà starci come minimo 6 mesi, un anno, prima di poter pensare di tornare. Tutto questo fa spostare un po' in là nel tempo l'arrivo dell'uomo, perché bisogna preparare accuratamente le missioni robotiche che saranno in grado di essere precursori per l'atterraggio dell'uomo. Yeah.